Oggi abbiamo chiesto a voi impattati cosa comprereste con 3.500 euro di budget, una bicicletta nuova oppure usata? Vediamo cosa avete risposto. Iniziamo la puntata. Hai 3.000 euro giusti di budget, compreresti una bicicletta nuova o usata? Ah, usata assolutamente, sì. E perché con lo stesso budget, acquistando una bici di qualche anno fa, trovi sicuramente un ottimo mezzo che comunque dura negli anni. E magari ti puoi permettere di allenarti meglio con un misuratore di potenza, un ciclo computer migliore. Penso, non so, probabilmente la prenderei usata. Sì, un buon usato, anche perché nuovo, cioè, si vuole sempre di più e con 3.000 euro si hanno ottime bici, ma ti pizzica sempre un po' quello di volere un po' di più, ecco. Compro una bicicletta nuova. Perché la bici usata ce l'ho già, quindi ne compro una nuova. Dici, se mi regalano 3.000 euro me la prendo una nuova. Prendo nuova, esatto. Usata, perché a parità di cifra posso permettermi una bici con componenti e comunque magari telaio più performante rispetto a quello che prenderei con col nuovo. Usata anch'io per lo stesso motivo suo, cioè riesci a prendere qualcosa di meglio usato, quindi. Hai 3.000 euro giusti di budget, prenderesti una bicicletta nuova o usata? Usata. Perché? Perché per prendere una gamma più alta rispetto a un entry level nuovo. Nuova, usata, ho preso la mia prima bici e adesso punto solo alle nuove. Perché voglio che quella bici sia usata solo da me. Io opterei sempre per la nuova, però non disdegno, sto proprio al limite, non disdegno l'usato buono. Hai 3.000 euro di budget, compri una bici nuova o usata? Allora, compro un ottimo usato, perché il nuovo sì, sicuramente dà molta soddisfazione, però per l'uso che ne fa per me un ciclo amatore al mio livello sarebbero soldi buttati, sinceramente. Hai 3.000 euro giusti di budget, prenderesti una bicicletta nuova o usata? Usata. Perché? Perché con 3.000 euro riesci già a farti una bicicletta discreta, con un nuovo 3.000 euro, diciamo, sei poco più che un entry level con i prezzi di adesso. Nuova. Nuova, sicuro. Io ad esempio ho comprato questa e, anzi, anche con un po' meno, sì, come seconda bici sicuramente. Io sicuramente di seconda mano, perché dopo un anno comunque si trovano delle ottime bici a dei prezzi vantaggiosi. Hai 3.000 euro giusti di budget, compri una bicicletta nuova o usata? Usata. Perché? Perché insomma preferisco una più performante, però usata, che non potrei prendere nuova, chiaramente. 3.000 euro di budget, bicicletta nuova o usata? Probabilmente un'usata, muscolare usata, sì. Anche usata, anche se sei in buono stato, anche usata. Nuova. Con 3.000? Sì. Okay. Avete 3.000 euro giusti di budget, comprate una bicicletta nuova o usata e perché? Nuova, ma non ci sto dentro con 3.000, mi sa. Quindi? Ne compro metà. Usata. Allora, se ne trovassi delle carine a meno di 3.000 euro sarebbe veramente, delle nuove sarebbe top, però costano di più, quindi ti darei usata in ottimo stato però. Hai 3.000 euro, compri una bicicletta nuova o usata e perché? Dipende l'usato in che condizioni è, però andrei sulla nuova. Giorgione, cosa compreresti con 3.500 euro? Io ho tutta la vita una bicicletta usata per vari motivi, perché penso di avere le conoscenze per comprare un qualcosa che sia affidabile, visto che non sono proprio di primo pelo in questo ambito, e poi ho anche la capacità di metterci mano e modificare le cose che magari sono consumate o sono da cambiare. Quindi con 3.500 euro potrei comprare un ottimo usato di alto livello. Io dipende dall'utilizzo che devo farne. Se ho intenzione di fare 4-5.000 km l'anno a ritmo lento da cicloturista, opterei forse per una bici nuova che da 3.500. Da meno problemi, comunque è un utilizzo giusto. Se invece devo correre gare in circuito, devo fare gran fondo, voglio essere un pochino più performante, sono più orientato su un usato di buon livello, ovviamente facendo un'accurata ricerca, perché si trovano delle bici di veramente... Sì. Si fanno dei grandi affari, bici sì, di alto livello sì, a quel prezzo.
E voi? Fateci sapere nei commenti cosa comprereste con 3.500 euro. Se questa puntata vi è piaciuta, un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao.